E allora eccoci nuovamente in studio, siamo giunti allo spazio dedicato al magazine, il giovedì riflettori puntati sulla cultura. Ci occupiamo di un film realizzato dai ragazzi di una scuola media di San Paolo d'Appiano. Allora vediamo tutti i dettagli. Si chiama Love is the New Black. È il terzo film realizzato dagli studenti della scuola media privata Mariengarten di San Paolo di Appiano. Al momento ne esiste solo una versione in lingua tedesca, ma a breve verrà sottotitolata in italiano. Il doppiaggio sarebbe un'impresa assai costosa. Storia di omofobia e bullismo. Il film racconta la vicenda di una ragazza ritenuta la più bella della scuola fino a quando non fa coming out dichiarando la propria omosessualità, con la conseguenza di entrare nel mirino di chi fa del bullismo una delle proprie ragioni di vita. Il film è stato realizzato con una macchina fotografica reflex, una Nikon, e però io nel frattempo ho comprato un po' di strumenti ulteriori, abbiamo addirittura usato anche la gru per fare poi delle riprese abbastanza belle e particolari. Ieri e martedì le prime proiezioni pubbliche al Cinema Capitol di Bolzano con il pieno gradimento di genitori e amici. I ragazzi e il regista del film Love is the New Black si augurano che il film possa essere proiettato in molte scuole altoatesine, tema delicato certo, rispetto al quale però i ragazzi hanno dimostrato grande sensibilità e maturità. Io sono rimasto molto sorpreso positivamente con quale sensibilità hanno reagito a queste tematiche. Anche gli alunni della prima media, che forse non è proprio un argomento per loro interessante, però hanno reagito in modo molto bello e è stato veramente un bel successo anche a scuola, quando abbiamo proiettato il film per la prima volta. Ed è tutto per quanto riguarda anche il magazine. Ora spazio a un brevissimo break e poi torneremo in studio con lo sport occupandoci di Strongman. Senfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Pancetta affumicata Senfter. Qualità e gusto. Senfter, saper fare, saper vivere. Allora, eccoci anche allo sport, sollevamento di fusti, pneumatici e il tiro di camion a Campoture se si sono ritrovati dei veri e propri strongman. E dal prossimo anno le iscrizioni saranno aperte anche alle strongwoman. Resistenza, forza, potenza e un po' di insana pazzia. Sono alcune delle qualità che deve possedere un vero strongman, uomini con muscoli d'acciaio pronti a sfidarsi in prove al limite del possibile, in grado di richiamare un folto pubblico formato da appassionati e semplici curiosi. E quanto è successo lo scorso fine settimana a Campo Tures, dove si è svolta la Strongman Südtirol giunta alla terza edizione. In tutto 13 Superman in competizione, solo uno però è riuscito a conquistare il titolo di Strongman 2014 dopo prove davvero difficili. Questi uomini, dai muscoli d'acciaio, si sono dovuti cimentare nel sollevamento di fusti da 50, 60 e 70 kg nel minor tempo possibile. E ancora nel sollevamento di pesanti pneumatici, arrivando al sempre spettacolare traino del camion. A vincere l'ambito titolo lo slovacco Jan Laurinc ha totalizzato 80 punti grazie al dominio quasi assoluto in tutte le prove in programma. Argento all'austriaco di Villach Manuel Wulz. Terzo e primo della graduatoria altoatesina Andrea Steger. Il Superman di Santa Maddalena in Val Casiesa ha totalizzato 66 punti ed è proprio rivolto ai forzuti dell'Alto Adige l'invito dell'organizzatore Roland Kirchler, che pensa già alla quarta edizione dello Strongman. Sì, proviamo di fare anche l'anno prossimo. Speriamo che gli atleti proprio dall'Alto Adige sono di più prossimo anno, perché quest'anno sono solo quattro atleti, quindi sarà anche l'anno prossimo il Strongman. L'appello è stato lanciato. Ora toccherà agli strongman dell'Alto Adige farsi avanti e dimostrare nella prossima edizione tutta la loro forza. E
E allora complimenti a questi Superman. Ora spazio alle previsioni meteo grazie all'aiuto della regia. La webcam che vedete, quella di Stulles, i residui nuvolosi mattutini si sono trasformati in nubi cumuliformi nel corso della giornata e si sono progressivamente ingrossati nel pomeriggio. Gli intervalli di sole non sono mancati, anche se verso sera ci sono stati alcuni rovesci temporaleschi. Dopo gli ultimi rovesci temporali, la notte trascorrerà generalmente asciutta, il cielo sarà generalmente ancora nuvoloso ma si rasserenerà. Domani mattina lungo le Dolomiti saranno presenti ancora gli ultimi residui nuvolosi che si dissolveranno. Anche nel pomeriggio dominerà il sole. La tendenza a temporali si manterrà bassa malgrado le temperature raggiungano i 30 gradi. Nelle valli saranno presenti deboli brezze di valle, in montagna invece soffrirà un vento da sud-ovest da debole a moderato. Sabato il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se nel corso del pomeriggio torneranno a formarsi cumuli sui rilievi, di conseguenza lungo le Dolomiti e lungo la cresta di confine aumenterà la tendenza a temporali. L'irraggiamento solare sarà forte, l'indice UV raggiungerà valori tra 8 e 9 nelle valli e fino a 11 in montagna. Nell'intraprendere escursioni è raccomandato proteggersi adeguatamente, mentre le persone con pelli sensibili dovrebbero evitare il sole verso mezzogiorno. Sabato le condizioni saranno molto buone per fare delle escursioni, con l'aumento della tendenza a temporali bisogna comunque prevedere un possibile cambio repentino del tempo. Anche per la giornata di domenica dominerà il sole, la tendenza a temporali rimarrà bassa malgrado le temperature raggiungeranno i 33 gradi. Lungo le Dolomiti potrebbe esserci qualche temporale, seppur isolato. Anche domenica l'irraggiamento solare sarà molto forte e sarà quindi opportuno proteggersi adeguatamente. Il tempo sarà ideale per intraprendere delle escursioni, anche in montagna sarà per lo più soleggiato con solo qualche esile nuvola. Le temperature saranno miti a 2000 metri e raggiungeranno i 18 gradi. Lo zero termico raggiungerà i 4100 metri di quota. In montagna i venti soffieranno da deboli a moderati da nord. Domani il sole splenderà dalle 5:23 minuti alle 21:03, la luna è in fase crescente e sarà visibile nella prima metà della notte. E siamo giunti anche al termine di questo telegiornale. Prima di salutarvi volevo ricordarvi il nostro indirizzo internet www.video33.it, dove potrete trovare non solo i nostri servizi ma vedere anche in diretta streaming i nostri telegiornali e trovare tutti i nostri contatti. A me non resta altro che ringraziarvi per la cortese attenzione e augurare a tutti voi un buon proseguimento. Vi ricordo che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale alle 6:40 con la rassegna stampa. Was, wann, wo? Cosa, quando, dove? Il calendario delle attività culturali della settimana a cura della Fondazione Cassa di Risparmio. 6 giugno, musica All That Music, live concert, Parco Hotel Auri in Bolzano, ore 21:30. Musica Classic and More 2014, Festival della Bassa Tesina, Sala del Comune Vadena, ore 20:30. Altro incontro internazionale collezionisti macchine da scrivere da calcolo, Museo delle macchine da scrivere Parcine, ore 18:19:30. Per tutti gli appuntamenti visitate il sito www.cultura.bz.it. L'abbigliamento di Video 33 è fornito da Boutique New Time a Bolzano, Galleria Greif. Un ristorante dove puoi scegliere sul momento la pietanza e come farla preparare a Bolzano non si era ancora visto e sbarca in città direttamente dall'esperienza di successo nella Grande Milano. Se poi ci metti che puoi riempire il piatto quante volte vuoi senza aggiungere un euro, è chiaro che bisogna provare il nuovo ristorante Duca almeno una volta. Ben 400 posti nella raffinata sala interna dove poter scegliere tra cucina cinese, giapponese, cubana e italiana.
pesce e carne freschissimi, un'infinita varietà di contorni crudi o cotti che fanno bella mostra di sé in attesa di essere scelti dai commensali. Tutto questo fa del ristorante Duca il luogo ideale per la pausa pranzo, ma anche per una cena a due o in compagnia. Ristorante Duca, la nuova oasi gastronomica proprio di fronte alla Fiera di Bolzano. 2M al quadrato, ogni settimana una nuova prospettiva sull'Alto Adige. 2M hoch 2, jede Woche eine neue Perspektive von Südtirol.